Siamo in collegamento telefonico con Greta Cicolari, una delle giocatrici italiane di beach volley più forti di sempre, che tra le varie cose ha vinto gli europei nel 2011 in coppia con Marta Menegatti. Sempre con lei poi è arrivata quinta alle Olimpiadi del 2012, quinta anche al Mondiale del 2013 e ha vinto anche l'oro ai Giochi del Mediterraneo nel 2013. Ciao Greta, in questi giorni sono in corso gli europei di beach volley in Sardegna e una cosa che sicuramente tutti i tifosi si stanno chiedendo è: ma dov'è la giocatrice italiana più forte, cioè dov'è Greta Cicolari? In realtà ho tutti i punti necessari per essere lì a questo europeo, ne ho già vinto uno tra l'altro, però dato che la mia federazione sono già 7 mesi che mi sospende da qualsiasi attività, anche dal torneo estivo in spiaggia con gli amici, non posso gareggiare. Ecco, ricordiamo insomma la vicenda, cioè è partita circa un anno fa, no? Luglio 2013. Cioè, luglio 2013 improvvisamente noi leggiamo Greta Cicolari non gioca più con Marta Menegatti, ossia la coppia italiana più forte del beach volley è separata. Più che una separazione, l'allenatore ha cercato di allontanarmi dal gruppo perché degli equilibri si erano rotti e lui non riusciva più a gestire professionalmente il rapporto. E la mia ex compagna non ha mosso un dito per cambiare o per opporsi a questa decisione. Di conseguenza, io non avevo neanche nessun problema, nel senso che avrei trovato un'altra compagna. Io non ho mai voluto giocare assolutamente con Marta, anzi. Era una nuova sfida. Il problema è nato dopo con la federazione perché non ha saputo gestire la situazione. Ma è vero che tu hai saputo che non saresti andata a Los Angeles dove era in programma un grande slam, vedendo che non c'era in pratica il biglietto per te? Esatto, nel senso che noi siamo state in Svizzera, che era la tappa precedente, da sole, senza allenatore, senza nessuno dello staff federale, inspiegabilmente. Siamo partite io e Marta, abbiamo fatto un buon torneo, ci siamo lasciate molto bene come sempre. Al mio rientro in Italia, quando ho chiesto insomma il biglietto aereo a che ora fosse la partenza, mi è stato detto: guarda che sta succedendo qualcosa, Alessandro invece che venire da voi in Svizzera è stato in federazione e quindi no, tu non parti, nonostante i risultati, nonostante fosse un ottimo stato di forma. E tu poi hai proseguito la stagione con Silvia Costantini per qualche torneo senza averla mai praticamente vista prima, se non sbaglio. Addirittura la cosa è stata peggiore, io sono stata lasciata in Italia da sola, sotto contratto, senza allenatore, senza campo per più di 10 giorni. E potete immaginare come possa essere stata, anche perché avevo appena fatto un quinto storico al mondiale, avevo vinto i giochi del Mediterraneo, ero la quinta coppia al mondo, la prima in Europa, quindi per me era tutto così assurdo, inspiegabile, senza aver fatto nulla. Dopo una riunione ho cercato di parlare sia con Alessandra che con la mia ex compagna, nessuno mi ha voluto dare questo incontro, non so perché, ancora tuttora non l'ho mai capito. E mi è stato detto: sì, noi ti sosteniamo perché tu sei la più forte, però trovati la compagna da sola che non sia internazionale e non abbiamo l'allenatore da darti. Addirittura, completamente sole, insomma. Infatti loro, la federazione, ha preso effettivamente le mie posizioni, nel senso che dovendo scegliere tra me e la mia ex compagna da mandare all'europeo, ha scelto me. Il problema è che io sono partita, che come allenatore avevo il mio ragazzo che gioca a basket e mio fratello che fa l'informatico, e questo era lo staff federale con tanto di riconoscimento a livello europeo come allenatori. E questa ragazza che ho trovato io, che era una ragazzina che giocava intanto il campionato italiano, che non aveva assolutamente nessuna esperienza, quindi Che non aveva praticamente mai giocato un torneo del World Tour, no? mai, ma ci siamo allenati anche solo una volta insieme, cioè per questo. E quando invece nel beach volley è fondamentale l'allenamento, l'intesa tra le due giocatrici. E poi Fondamentale, ma soprattutto sarebbe stato fondamentale avere anche un allenatore che ci allenasse. Certo, esatto. E poi invece a settembre tu avevi un contratto che durava fino a Rio 2016, vero? Sì, fino a fine dicembre del 2016, Quindi voluto dalla anche oltre. federazione fortemente, E voluto invece fortemente dalla federazione. a settembre invece il contratto viene rescisso. Sì, allora, dopo tutto quello che mi è successo durante l'estate, dopo essere stata lasciata sola, poi mi è stato dato un allenatore che non aveva la licenza medica e di conseguenza non poteva viaggiare, non avrebbe neanche potuto allenare.
Io non ho mollato, quindi ho chiesto un'altra compagna, ho cercato in tutti i modi di avere una compagna, l'avevo trovata. Avevo deciso di partire per il Brasile, come era giusto che fosse per il Grand Slam. Alla mia richiesta di emettere i biglietti aerei è arrivata questa improvvisa risoluzione illegittima del mio contratto. Tra l'altro è arrivato anche quando tu eri infortunata, cioè avevi un piccolo infortunio, non Esatto. era neanche una cosa grave. Ho avuto in quel periodo, tra l'altro, ho avuto questo problema alla schiena, seguito da questa ustione che mi è stata creata dal loro fisioterapista, e quindi loro, senza nessun tipo di spiegazione, di preavviso, di richiamo, hanno deciso che il mio contratto, come se fosse carta straccia, non valeva più per loro. Però questo non è ancora l'apice, insomma, dell'albero. Cioè, è arrivato qualcosa di peggio. Cioè, a novembre è arrivata una squalifica. Perché? Ti sei dopata? Hai scommesso? Cosa hai fatto? Si dovrebbe dire sospensione perché non sono stata squalificata, ma Ah, ecco. sospesa da ogni attività che la federazione fa, compresa i lui e lei di spiaggia con gli amici. Questa è la cosa più assurda di tutta la vicenda. Comunque, dato che questo contratto non si poteva rescindere così dal giorno alla notte, l'unica scusa e pretesto che hanno pensato di trovare è stata una sospensione per motivi disciplinari, perché era l'unica clausola che poteva rescindere un contratto mio. E quindi vai là, non avevano nulla in mano, si sono create due pretesti a caso, tra l'altro uno di un famigerato litigio con un allenatore che era venuto 2 mesi prima. Se fosse avvenuto veramente, cosa facevano? Non me lo contestavano subito, hanno aspettato 2 mesi. Infatti. E l'altro invece è ancora più assurdo, nel senso che erano dei messaggi su Twitter, vero? Ma infatti, guarda, adesso io sto proponendo tutti i ricorsi ancora, nonostante quella sospensione sia finita, io sto procedendo con tutti i ricorsi perché in questo processo sportivo sono stati violati i miei diritti costituzionali, alla difesa, l'obbligo di avere una prova per sospendere, loro non hanno nulla, Eh sì, perché i tweet tra e l'altro erano, cioè, se sono quelli che ho visto io, che ho pubblicato, ma avevo anche avuto la conferma, sono dei tweet in cui tu taggavi addirittura il tuo compagno, no? Quindi. la mia colpa è stata che in uno non l'ho taggato, sai come capita a volte quando scrivi, no? Però era comunque un Loro hanno discorso con lui, quindi. sì, no, hanno pensato bene di dire che nero, siccome l'allenatore era nero, l'hanno riferito a lui. Quei mesi che non lo vedevo. Però ecco, quello che sembra strano è veramente che queste possano essere passate come prove a loro favore. Non è che sono passate, la giustizia sportiva purtroppo o per fortuna Non ne tiene neanche conto praticamente, cioè. no, è una giustizia a sé stante, nel senso che non è giudicata da terzi, è giudicata da chi ti accusa. E loro ti accusano e ti giudicano. La vedo un po' difficile vincere lì dentro, no? Senti, ma tu pensi che adesso che sta andando in porto la riforma della giustizia sportiva, la tua vicenda possa avere, insomma, una svolta diversa? La mia vicenda, scusa, non l'ho sentita. Tu pensi che la tua vicenda possa avere una svolta diversa se va effettivamente Ma in porto la riforma guarda, io sinceramente, questo mi dispiace dirlo, ma è sempre una mia opinione, spero che di non prendermi la sospensione anche per un'opinione. Non ho tantissima fiducia per quella che è stata nei miei confronti la giustizia sportiva. Io mi auguro che questa riforma possa fare qualcosa. Il problema è che ci dovrebbe essere sempre del buon senso. E finché non c'è il buon senso nelle persone e in chi le gestisce, qualsiasi riforma avrà poco da fare, insomma. Io penso che la mia vicenda non cambierà. Io aspetto il termine di questa sospensione, dell'ennesima, per entrare in campo Sì, perché e fare quello ricordiamo che che sempre dopo tu fatto. hai già scontato la prima sospensione che si è conclusa a maggio, vero? Però ne hai avuta un'altra di 7 mesi Sì, anche per. questa è ancora peggio delle altre due. In un'intervista telefonica, parlando con il giornalista, ho semplicemente detto che, e questo l'ho spiegato anche alla federazione, ma Sì. le mie parole evidentemente non contano nulla, perché tanto quello che decidono è quello. Ho spiegato che io ho detto al giornalista che in federazione ci sono persone che sanno e fanno finta di non vedere, e questo si chiama omertà. Penso che sapere e non dire, secondo me, è sbagliato. Il giornalista l'ha interpretato, ha usato le parole che lui voleva, ha anche scritto una lettera in federazione dicendo che è stato lui ad interpretare questa e non
non sono state parole mie. La federazione ha fatto finta di niente, perché tanto i 7 mesi non li volevo andare per farmi saltare la stagione, e quindi è come se io, il giornalista, dicessimo solo bugie e la verità è la loro. Infatti, perché poi il problema principale alla fine della fiera è che tu stai saltando interamente questa stagione 2014. Che era il loro obiettivo, perché mi è stato dichiarato. Sì, infatti ricordiamo anche un audio in cui insomma ti minacciavano che non avresti più giocato a beach volley. E adesso tu però stai continuando ad allenarti, infatti mi hai detto che stai per andare in palestra, no? Pensi che almeno in questa stagione, almeno qualche partita, insomma, tu riesca a giocarla, oppure aspetterai la fine di questi altri 7 mesi e ricomincerai nel 2015? Guarda, io, come ti ripeto, fiducia nella gestione sportiva non ne ho. A nessun livello, anche perché sono andata al CONI, insomma, hanno dichiarato inammissibile. Sì. Ricordiamo che l'alta corte del CONI ha respinto il tuo ricorso contro questa. Non è che l'ha respinto, non l'ha neanche giudicato. Sì, ha detto che hai sbagliato. Non mi ha dato torto. Hai sbagliato tribunale, in pratica, no? Ma cosa? Ha detto che saresti dovuta andare al tribunale nazionale. No, non mi hanno detto niente. Hanno detto che lì non dovevo andare, ma. Sono state persone all'interno del CONI, oltre che il regolamento che prevede l'utilizzo dell'alta corte a farmi arrivare lì, insomma non siamo persone stupide, né io né il mio avvocato. Infatti, diciamo che delle cose non mi sono ben chiare. Sicuramente la giustizia sportiva ha da migliorare, nel senso che non si capisce bene. E questo comunque dove lo sanno anche loro. Sì? Lo sanno anche loro, perché stanno, insomma, appunto provvedendo una riforma. Sì. Ma io ho parlato con delle persone anche per questa seconda sospensione, e queste persone mi dicono: non sappiamo nemmeno noi dove tu ti debba rivolgere. Anche perché, insomma, il caso veramente assurdo è questo, cioè che tu a livello sportivo non hai fatto alcun danno. Assolutamente no. Quindi perché pagare con una sospensione, quindi non giocare, che è in assoluto il peggiore che si possa fare, insomma, a un atleta, no? Ma infatti, cioè non ti sei dopata, non hai scommesso. Ma ammesso che tu abbia anche avuto, insomma, degli screzi con la federazione, perché sospenderti, perché non farti giocare, no? E questo perché il problema è che io sto tutelando nelle sedi civili il mio contratto di lavoro, e questo ha fatto innervosire qualcuno. Questo è il fatto. Ma perché tu stai comunque avendo un danno anche a livello economico, insomma, perché non stai lavorando. Assolutamente, ma anche perché io questo voglio ribadirlo, e spero che tanta gente lo senta: mi stanno vietando di giocare i tornei della spiaggia, quelli amatoriali. Sì, la beach volley marathon, infatti tu non ci sei stata, non perché non potevi essere. Non posso fare niente. Cioè, c'è gente che fa i tornei, che beve, che si diverte, così, e io non posso mettere un piede in campo. Guarda, l'altro giorno c'era un torneo, questo mi preme dirlo, veramente di spiaggia, erano 30 persone che giocavano, e un mio amico mi ha chiesto: dai, perché non vieni a giocare, giochi con me. È un lui e lei, si gioca maschi e femmine. Sì. Ci credi che l'organizzatore ha detto: ti prego, non mi creare problemi a questa persona, come se io fossi il problema. Io dovrei essere un problema? Io? In fattoria dovresti anche attrarre pubblico, perché comunque sei... Ma anzi, è stata richiesta la mia presenza in diversi tornei, ma la federazione ce l'ha a morte. Non capisco tutto questo accanimento con i miei confronti. Ma anche un accanimento poi nei confronti dei tifosi, che tra l'altro hanno cercato di mobilitarsi con una petizione. Sì, per sé, perché sì, sono state più di 2500 firme, commenti, ma purtroppo spediti, non è che io so anche al presidente, ma mai una risposta, spediti anche al presidente Malagò, e nessuno si è mai pronunciato, nessuno ha avuto mai il coraggio di dire veramente il perché di queste decisioni, nessuno che parla. L'unica persona che ha parlato è stato il presidente Magri, recentemente, che ha detto che la scelta era stata tecnica, e lascio a voi ogni commento. Scelta tecnica no, però se non sbaglio invece la federazione stessa aveva detto che la scelta non era tecnica ma disciplinare. Ecco, infatti io quindi quello che vorrei, ricordiamo che Carlo Magri è il presidente della federazione, si possono mettere d'accordo e a dire almeno la stessa cosa nelle varie sedi. Diciamo, e poi comunque non poteva essere una scelta tecnica, perché comunque cioè, tu e Marta avete vinto più di chiunque altro nel football italiano. E alle luci anche delle coppie che stanno giocando adesso, io dopo 9 mesi ho ancora più punti, quindi non ci sono neanche, credo, in classifica alcune delle coppie che sono. Esatto, infatti. Vabbè, si vede comunque, perché già ai primi giorni hanno perso sempre, tranne Marta con Victoria Orsitot e le altre. Beh, oggi hanno perso, non si faccio negare. Quindi purtroppo il danno c'è anche questo. Ce l'hanno tutti
Cioè, il danno alla federazione lo sta facendo anche a se stessa. Avevamo una coppia di livello e l'hanno distrutta. Infatti, cioè, questo volevo dire, cioè, la federazione il danno alla fine lo sta facendo anche a se stessa, perché comunque ha perso la coppia femminile in assoluto più importante. Più vincente, certo. Ma d'altronde questo non è, ognuno fa le sue scelte, loro hanno fatto quella, però che almeno mi lasciano lavorare. Esatto, ma tu pensi poi di procedere anche attraverso la giustizia ordinaria contro... Certo. Perché comunque il danno anche da lavoratrice, io ho avuto un danno a tutti i livelli, a livello psicologico, a livello relazionale, a livello sociale, a livello sportivo, a livello di carriera, di immagine, tutti li ho avuti danni da parte loro. Vabbè, ti ringrazio. E guarda che negli ultimi 5 mesi non so quante ore ho dormito. Immagino, infatti io ho visto che tu comunque sui social network spesso definisci questa vicenda come un incubo, che è la parola forse più adatta. È un incubo, io voglio vedere quale altro giocatore al mondo non può giocare per 13 mesi senza aver fatto nulla. Esatto, no, ma neanche infatti e soprattutto quelli... pensa che nessuno faccia nulla. Sì, no, ma neanche quelli che veramente fanno una frode sportiva, tipo il doping o tipo le scommesse. Ma è assurdo, guarda, per questo che io dico che è un incubo, perché sto spendendo un sacco di soldi tra ricorsi, perché voglio precisare che ogni ricorso all'interno della federazione, che è obbligatorio, costa 300 euro per la persona dell'avvocato, io ne ho già fatti 6, più ho fatto quello al CONI, che è costoso, sì. Io mi sono dovuta tutelare nelle sedi opportune, non sto lavorando, però se mollo... È come ammettere di aver torto. È come buttare all'aria insomma tutto il sacrificio che hai fatto finora, poi, no? Sì, perché se io non faccio un ricorso all'interno della federazione, non posso più andare avanti. Altra cosa, tu se non sbaglio hai chiesto anche di avviare una procedura alla Procura federale, se non sbaglio? Sì, due, che non sono mai state aperte. Una nei confronti del dirigente che mi ha insultato per un'ora e mezza in una riunione, e una nei confronti del medico che non mi ha curato. No, sono mai passate, nessuno ha mai detto nulla. Cioè non è arrivata nessuna risposta per queste richieste, nessuna? No, assolutamente, anzi erano anche belle motivate, ma niente. È una storia che veramente lascia senza parole, ne stiamo parlando da ormai mesi, però... Anche perché, scusa, posso dire un'altra cosa? Prego. Io... sto seguendo anche un po' altre vicende di altri tesserati, no? Non perché io voglio che altri tesserati vengano squalificati o sospesi, ma per vedere la differenza, la parzialità dei casi. C'è gente che ha detto molto peggio di me, che ha preso 10 giorni, gente che ha insultato la federazione e non ha preso niente. Mm-mm. Allora, dov'è la giustizia qui? Io non voglio fare nomi, non voglio fare altri casi, però basta che andate a vedere insomma, certo, tutti i procedimenti che hanno aperto, e vedrete anche le sanzioni che sono state inflitte. Sì, è una forma di accanimento, che insomma noi veramente ci auguriamo con il cuore che finisca, ma anche per il bene stesso dei tifosi, insomma. Tu stai anche pensando di andare all'estero, no? Però ti sei ci ho pensato per molto tempo, ho avuto anche delle richieste. No, io alla fine ho pensato, io sono italiana e ho più diritto di quelle persone di rappresentare il mio paese. Certo. E io non ce l'ho con l'Italia, perché io adoro il mio paese, ce l'ho con queste persone che gestiscono male certe cose. Quindi perché io devo giocare per un'altra bandiera quando non ho fatto niente? Esatto, perché poi in effetti per un atleta insomma la cosa più bella è quella di giocare per la propria nazione, no? Quindi... Ma assolutamente sì, cioè, poi io non ho fatto nulla di male, capito? Esatto. La mia coscienza è pulitissima, quando tornerò tanto, sempre che non si inventino altre... Sì, perché poi c'è anche la paura, insomma, che finita questa squalifica se ne inventino un'altra, visto che non... Ma la paura c'è, però a quel punto veramente sarebbe una cosa vergognosa, e a quel punto il CONI io mi auguro che metta fine a tutte queste cose. Tra l'altro il CT di adesso, che Paolao, che era il CT della nazionale maschile, adesso cura anche le coppie femminili, ha detto che... Insomma, se tu torni, il posto per te è assicurato, no? Beh, ma Paola è una persona che sa quello che fa, sa i valori delle persone, dei giocatori,
penso che un tecnico non potrebbe non convocarmi alla luce dei giocatori che ci sono adesso. Quindi io so che il problema non è di Paolao, ma che è un problema più in alto. Quindi sinceramente ti dico la verità, io non ho ambizione, non vorrei rientrare assolutamente in quel gruppo. Vorrei semplicemente, dato che il regolamento internazionale lo permette, poter tornare a fare la mia attività privatamente. Non chiedo un euro a nessuno, non chiedo favori a nessuno, però che mi lasciano andare in campo. Cioè, almeno il permesso di giocare, appunto. Esatto, sì. Va bene, ti ringrazio tantissimo Greta, io spero veramente, ti auguro con tutto il cuore insomma di tornare in campo. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille, lo spero anch'io. Lo immagino. Ciao, grazie Greta. Ciao, grazie. Ciao.